Buongiorno dalla TG Med, la cronaca in primo piano. Una banda di egiziani che forniva assistenza logistica a immigrati clandestini, aiutandoli a raggiungere le località del nord Europa, è stata sgominata dalle squadre mobili di Siracusa e Catania e dal servizio centrale operativo di Roma. Gli arresti sono stati eseguiti nella notte tra Catania, Siracusa, Milano, Como, Anzio e Andria nei confronti di 10 egiziani. La banda, secondo gli investigatori, forniva assistenza logistica a immigrati giunti soprattutto nel Siracusano dal Nord Africa. Gli immigrati che riuscivano a fuggire dai centri di accoglienza o a eludere le procedure di identificazione da parte delle forze dell'ordine venivano accolti e nascosti in abitazioni spesso fatiscenti, poi dietro pagamento venivano aiutati a raggiungere diverse località del Nord Europa. Veniva fornita assistenza però anche a scafisti che dovessero tornare in Africa per nuovi viaggi della speranza. E intanto le navi della Marina Militare hanno tratto in salvo nelle ultime ore quasi 600 migranti, tra loro anche 103 donne e 62 minori. Viaggiavano su due barconi intercettati al largo di Lampedusa. In particolare su uno dei due viaggiavano oltre 300 persone. Tutti i migranti sono stati trasbordati sulla fregata grecale. Al momento i migranti sono stati trasferiti su una nave anfibia della Marina Militare per ricevere le prime cure e per le procedure di identificazione. Non si sa ancora in quale porto siciliano sbarcheranno. Già 86 precari espulsi dalla regione siciliana perché con redditi superiori a quanto previsto per l'accesso ai benefici. Il provvedimento, firmato dal dirigente del Dipartimento Lavoro della regione, Anna Rosa Corsello, riguarda persone che percepiscono il sussidio di 832 euro, ma le cui posizioni economiche sono risultate irregolari. Dai controlli è emerso che hanno redditi superiori ai 20.000 euro fissati come tetto dall'ultima legge di stabilità per avere accesso appunto ai sussidi. Si tratta di un bacino di lavoratori svantaggiati o ex detenuti per i quali la regione paga un sussidio di circa 830 euro al mese. Gli accertamenti sono ancora in corso, vengono vagliate le posizioni di tutto questo personale assegnato in gran parte alla pulizia di ospedali e scuole. A denunciare il caso del precario milionario era stato nei giorni scorsi il governatore Crocetta. Operazione antidroga a Gela, dove 19 presunti trafficanti sono stati arrestati, una rete di spaccio che si concentrava nei luoghi più frequentati dai giovani del paese, soprattutto intorno all'oratorio salesiano di Gela. Secondo le indagini, la droga veniva acquistata a Catania e poi spacciata appunto nei luoghi di ritrovo del paese. Ai vertici dell'organizzazione c'erano due pregiudicati, Nunzio Di Noto e Aristide Tascone. Le basi operative si trovavano in due case rurali nella loro disponibilità. Gli investigatori hanno filmato, intercettato e pedinato per mesi i trafficanti. Nella notte sono scattati gli arresti. Una piantagione di droga è stata scoperta dai carabinieri a Palermo. Si trovava fra le stanze dell'ex convento di Sant'Agata alla Guilla, nel cuore del quartiere del Capo a Palermo. Nell'edificio, ormai in stato di abbandono, i carabinieri sono arrivati dopo una segnalazione. All'interno delle stanze hanno trovato circa 200 piante di cannabis, alcune delle quali alte oltre 1,5 metri. I locali dell'ex convento erano stati trasformati dunque in una vera e propria serra per la coltivazione della droga. Una serra dotata anche di impianti curati nei minimi particolari. Veniva assicurata infatti non soltanto l'aereazione e l'irrigazione delle piante, ma anche l'illuminazione specifica con un allaccio abusivo alla rete Enel e alimentatori e lampade alogene. Adesso le indagini vanno avanti per risalire ai responsabili della coltivazione. Due società riconducibili al clan mafioso Ercolano per circa 10 milioni di euro sono state confiscate a Catania. Il provvedimento disposto dal Tribunale su richiesta della DDA è stato eseguito dagli uomini della DIA e dai carabinieri del ROS. La confisca nel dettaglio riguarda la Geotrans, una società nazionale di trasporti su gomma, e la Geotrans Logista Frost, che si occupa invece di conservazione e distribuzione di surgelati.
La politica regionale ha una settimana di distanza dall'approvazione della riforma delle province. Per il presidente della regione Crocetta ora è il momento di pensare al tanto atteso rimpasto di governo. Il governatore incontrerà per questo oggi a Palazzo d'Orleani i rappresentanti dei vari partiti. Oltre al PD e all'UDC, da sempre all'interno della maggioranza di governo, altri partiti come Articolo 4, che ha sostenuto la riforma delle province in aula, si faranno avanti per un posto in giunta. Il dibattito all'interno delle forze di maggioranza riguarda anche il tipo di assessori. Il PD, ad esempio, vorrebbe una nuova giunta formata non più da assessori tecnici in quota ai partiti, ma da esponenti politici. Una proposta avanzata già nei mesi scorsi, ma sulla quale finora il presidente della regione non si è detto convinto. Ci fermiamo qui, l'informazione torna però più tardi. Grazie a tutti voi per l'ascolto, una buona giornata.